tornati sul canale, io sono sempre Giulia ed oggi siamo qui perché vi porto il mio book haul del mese di giugno, perché siamo ufficialmente entrati a luglio. Oggi è il 3 luglio. Io non so voi, però tra maggio, giugno, non so quale dei due sia volato di più, ma in ogni caso la mia testa è ancora ferma ad inizio pandemia, cioè per me è ancora marzo, se non fosse per il caldo. Come è andato giugno per quanto riguarda i recuperi librosi? È andato molto bene. Perché sono così felice? Perché pensavo che dopo quella maledetta legge di cui vi parlo sempre, della promozione, della lettura, eccetera, eccetera, che ha rimosso un sacco di sconti, pensavo che in casa mia non sarebbero entrati più libri, ma ogni mese per fortuna riesco in qualche modo a glissare le cose. Il primo titolo che ho acquistato nel mese di giugno è stato un graphic novel della Tunhué. La Tunhué è una casa editrice che a me piace moltissimo, ha un catalogo in realtà abbastanza vario tra libri, graphic novel, fumetti, libri illustrati, ma mi piace sempre tanto. Ho qualche volume loro che è qui giù nella mia collezione di libri illustrati e mi piacciono tutti tantissimo, da The Moneyman a Aldo Manuzio a Lupetto Rosso, insomma a tutti i volumi di Tony Sandoval. Tra l'altro adesso 9 luglio dovrebbe uscire un nuovo volume suo e quindi nella mia wishlist in realtà volumi Tunhué non ne mancano mai. Questo ce l'avevo in wishlist da quando praticamente era uscito e questo mese sono andata in libreria con una mia amica, l'ho visto là, ho detto va bene, è segno del destino, me lo compro e ho deciso di prendere Il piccolo Caronte di, aspettate che non ci leggo niente, Sergio Algozzino e Deborah Allo. Ok, eccolo qua. La storia di questo bimbo qui, chiamiamolo bimbo, che è il figlio del Caronte attuale, che si chiama però, aspettate, Mono, mi pare. Caronte va in pensione, in poche parole, quindi lui si ritrova a diventare il nuovo Caronte a fare le veci del padre. Le ambientazioni sono ovviamente Elade e a me è sempre stata un'ambientazione che ha attirato moltissimo per vari aspetti della mia vita, di cui non vi parlerò. Eccolo qua, e le tavole sono stupende, mi sono piaciuti tantissimi i disegni e anche la storia in sé in realtà, e quindi sono stata strafelice di acquistarlo, ovviamente l'ho già letto e ve ne parlerò meglio nel wrap up del mese di giugno, ma comunque consigliatissimo già adesso, spoiler. Poi un altro graphic novel che desideravo da moltissimo tempo e che ho recuperato nel mese di giugno, questa volta l'ho recuperato grazie a delle uscite in edicola. Sto parlando di Il porto proibito di Teresa Radice e Stefano Turconi. Un graphic novel famosissimo, edito Bao Publishing. Io questo non l'avevo mai acquistato cartaceo perché comunque avevo un certo costo, detto proprio col cuore. L'avevo recuperato in digitale a 1,99€, mi pare, durante le promozioni da quarantena che aveva fatto Bao. Però quando ho scoperto che in edicola sarebbe uscito con, mi pare, il Corriere della Sera, sono andata e ho detto, sentite, ragazzi, mi potete dare solo questo senza il giornale? E quindi l'ho recuperato ad una modica cifra di una decina di euro, insomma intorno lì, quindi sono felicissima perché è un'opera che comunque desideravo. Poi voi sapete che io sono molto pro copertine flessibili, non fosse giusto per questa fascetta qui e magari il numero 6 qui dietro che fanno capire che è l'inserto di un giornale, io sono felicissima di averlo recuperato così, anche perché è un po' più pocket e flessibile e la copertina è molto bella e colorata. Ma veniamo all'ordine succulento che ho fatto da Amazon, ma non Amazon Italia, Amazon UK, quindi Amazon inglese. Perché? Se mi seguite da un po' sapete che io sto recuperando l'edizione Ravenclaw di Harry Potter in inglese, perché DC è la mia casa, mi piace tantissimo, e in edizione flessibile perché sono pro flessibili. In più sto recuperando sempre anche in inglese la versione illustrata da Jim Kay. Qual è il problema? Che in Italia questi veramente hanno un costo eccessivo. E per chi le sta recuperando in inglese come me, tenete d'occhio sempre Amazon UK, perché io a giugno ho recuperato questi tre qua. Partiamo da quello bellissimo, ossia, finalmente è entrato in casa mia, perché ormai l'avevano recuperato tutti tranne io, Harry Potter and the Goblet of Fire, quindi il quarto volume, sempre illustrato da Jim Kay, sempre in inglese. Questo io l'ho pagato molto 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 meno rispetto che comprarlo da Amazon Italia in inglese. Da Amazon in Italia in inglese costava sui 35, 36, 34 euro, insomma giù di lì,
Questo infatti l'ho recuperato a 15 sterline, che tradotto in euro sarà 18-19 euro, però era anche da tanto che non andava avanti col recupero di Ravenclaw, e dal momento che in Inghilterra è uscito molto prima rispetto che in Italia anche il numero 5, ho recuperato sia il volume 4 che mi mancava, quindi Harry Potter and the Goblet of Fire in questa edizione, e ho recuperato anche l'ultimo uscito per ora, ossia Harry Potter e sempre in inglese Harry Potter l'ordine della Fenice e mazza che mattonazzi che sono tutti e due, cioè questo va bene, ma questo... Infatti questo mi preoccupa quando sarà quello illustrato da Jim Cave, cioè probabilmente sarà un'enciclopedia alta così. E sono felice di averli presi da Amazon UK, vi dicevo, perché io in tutto ho speso di questi tre libri meno di 40 euro, contando anche le spese di spedizione, quando in Italia con 35 euro mi sarei presa solo quello illustrato da Jim Kay. Quindi questo ve lo dico perché, insomma, dateci un occhio, visto che l'Italia ci ha aiutato così tanto con le promozioni sui libri, mi dispiace, ma io ogni tanto vado a spulciare da Amazon esteri, che siano Germania, Austria o Inghilterra, perché effettivamente a volte si risparmia, e per chi ordina tanti libri come me, come noi amanti dei libri, mi dispiace, ma questo fa la differenza. Ed infine, ultimo ma non per importanza, che anzi mi rende molto orgogliosa, in libreria a giugno da me è entrato un libro che per me è stato molto speciale perché ne ho fatto parte anch'io, ossia la Corte Editore il 25 giugno ha pubblicato questo libro che si chiama Book Influencer, chi parla di libri e dove trovarli. È un volume dove all'inizio vi sono una serie di articoli, diciamo, di approfondimento per quanto riguarda il mondo di Instagram, il mondo dei book influencer, il mondo appunto del parlare dei libri sul web, dove ci sono comunque esperti del settore o chi ci lavora o chi ci sta in mezzo, che appunto ha articolato questi approfondimenti. E poi c'è una mappa vera e propria di 250 profili librosi, che siano blog, che siano canali YouTube, che siano profili Instagram o pagine Facebook, che trattano di libri, e io ho avuto l'onore di farne parte. Eccomi qua, sono io, e sono molto molto contenta, cioè è una piccola soddisfazione. So che a molti magari che ti credi, ti hanno giusto citato, lo so, però per me è già tanto e sono molto felice di questa cosa. Ovviamente non è un elenco completo, perché comunque ne sono stati selezionati 250, e quindi per questo vi dico che sono contenta e orgogliosa, perché comunque essere stata selezionata tra quei 250 mi ha fatto molto piacere. Ovvio che ho notato anch'io che molti profili, magari Instagram, canali YouTube che seguo io stessa non ci sono, non sono presenti, e ovviamente mi è dispiaciuto un sacco, però capisco anche che era impossibile mettere insieme così tanti veramente persone. Per esempio, vi dico in tutta onestà che di questi 250 ne conoscevo relativamente pochi, forse una cinquantina, e vi fidatevi che su Instagram, almeno come profili librosi, ne seguo davvero molti molti molti. Però insomma è stata una bella opportunità, soprattutto perché è stata data finalmente visibilità a profili un po' più piccoli e non i soliti che vengono sempre citati. E vi dirò che oltre a quelli proprio che hanno la scheda così, io ho scoperto tanti altri profili, perché alla domanda quali tre pagine che parlano di libri segui, ho scoperto anche lì tantissimi, perché è stato bello vedere come profili più piccoli, cioè profili meno conosciuti, almeno da me, suggerivano a loro volta profili meno conosciuti. Insomma, non sono, anche nei suggerimenti non sono stati citati i soliti nomi grossi, che quindi insomma ormai basta, cioè come cassa di ridondanza ne hanno un sacco. E certo, vedere vi dirò che in tutta onestà vedere profili grossi qui dentro che si citano fra di loro, quello mi ha messo un po' di tristezza, perché voglio dire, vabbè, insomma, però se sono pagine che effettivamente seguono, buon per loro, ecco. Così. La cosa poi ulteriormente bella è che la Corte Editore ha avuto un pensiero ulteriore per noi che ne abbiamo fatto parte, di questo ne ringrazio moltissimo, ossia ci ha mandato un pacco di gadget dove c'era dentro il segnalibro, e i segnalibri per un lettore non sono mai troppi, una cartolina che parla del libro con una frase scritta a mano da Giovanna, che è la curatrice di questo libro. Io apprezzo tantissimo i biglietti scritti a mano, le frasi scritte a mano, adoro, è proprio una cosa che mi piace un sacco, vi dico solo che io scrivo con la penna stilografica. E infine ci hanno regalato questa qui, che è la tote bag, come si chiama, comunque la borsa di stoffa dedicata appunto all'uscita del libro, quindi sì, mi sono molto felice. E
basta. Questo era tutto il mio book haul di giugno. Sono molto felice di come è andata. Un po' meno di come è andato il wrap up, perché contavo di leggere di più, ma da metà giugno in poi sono cominciata ad essere così. E non ce l'ho più fatta, cioè arriva la sera che sono crollo. Vi dico solo che io che ho questi vagli orologi che tieni al polso, insomma, il Mi Band, questo è il Mi Band, vabbè. Vi dico solo che praticamente di notte io dormo, dice che dormo come un bambino, perché dormo tipo 8-9 ore con 2-3 ore di sonno profondo, da quanto sono stanca, però vabbè, insomma. Noi ci vediamo la prossima settimana, e fin qua non ci sono dubbi. Con che video? Non lo so. Voi come è andata giugno? Avete recuperato libri? So che molti, ho visto che c'è stata un'impennata di acquisti su Libraccio e capisco la situazione, infatti molti si sono riversati sull'usato, sugli scambi, e facciamo bene, cerchiamo di boicottare questa legge il più possibile. Chissà che, non credo che la ritireranno mai, però insomma magari la miglioreranno un pochino, che dite? Un bacione e alla prossima, ciao!